Dopo il significativo anniversario dello scorso anno, la città di Teramo ha commemorato la seconda giornata della memoria del manicomio di Sant'Antonio Abate. L'evento si è svolto nella vicina piazza Sant'Anna nel giorno del 25° anno dalla chiusura dell'istituto, che ha segnato la storia della comunità locale. L'iniziativa è stata organizzata dalle associazioni culturali Teramo Nostre, Amici Miei, e ha avuto come obiettivo quello di mantenere viva la memoria collettiva di un luogo che per molti anni è stato sinonimo di segregazione e sofferenza per coloro che vi erano ricoverati. Deve essere recuperato e la giornata di oggi ne prova, ne dimostrazione. Deve essere recuperato per le lettere che sono state lette oggi, per il dolore che quelle mura trasudano. Come ho detto nel mio intervento, io ho avuto l'opportunità, non utilizzo il termine piacere perché di piacere non c'era nulla, di poter passeggiare per quei corridoi e vedere quelle stanze, vedere i piatti, i documenti, i vestiti, le sedie, i lettini, le fasce che reggevano quelle persone. Una struttura abbandonata e da anni al centro, sulla carta di un'importante opera di riqualificazione che passa tramite la creazione della cittadella della cultura. Da qui nasce il nostro desiderio di ottenere il finanziamento completo per il manicomio, perché sì, è vero, magari ci saranno stati degli errori, non lo so, lo lasciamo agli altri, ma ora bisogna invece sedersi a tavolino per far sì che quell'edificio riacquisti la propria identità e la può riacquistare soltanto con un finanziamento completo che permetta la costituzione della cittadella della cultura, perché Teramo è una città della cultura, come giustamente è stato ricordato da tanti anni, ha questo pregio all'interno delle nostre quattro province regionali, e soprattutto perché al suo interno deve essere realizzato il luogo del ricordo. Quindi adesso è il momento di sedersi e di costruire qualcosa in memoria e in ricordo di un luogo che merita e deve ottenere la propria dignità.